Nella mattinata di giovedì 3 ottobre si è svolto a Roma un incontro dei lavoratori ex Embraco al MISE con il sottosegretario allo sviluppo economico Alessandra Todde e con il vice capo di gabinetto del ministro Patuanelli Giorgio Soriel. Erano presenti il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino e una delegazione di rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Sapete che il Ministero del Lavoro è quello che si occupa del dopo, nel senso che speriamo di non averne bisogno, però adesso andiamo a vedere se ne avremo bisogno. Ma la cosa importante era avere una garanzia da parte del Ministero del Lavoro che se si dovesse iniziare una nuova trattativa, perché quella che attualmente andremo a verificare non va a buon fine, noi possiamo avere un prolungamento della cassa integrazione in modo da accompagnare i lavoratori a una nuova realtà. Qualcosa di nuovo. C'è stato questo impegno e quindi è un dato No, positivo, quantomeno per quanto riguarda però se arriva il qualcuno prolungamento nuovo, della vabbè, gli ammortizzatore. serviranno altri Se arriva un ammortizzatori. nuovo compratore ci vuole del tempo e non possiamo lasciare i lavoratori senza stipendio. Ma noi vogliamo far entrare dentro l'Invitalia. Adesso ci siamo andiamo a parlare, adesso andiamo a perché non parlare possiamo con vivere con 523 adesso euro al andiamo a mese. Parlare al Ministero proprio Ragazzi, per questo altro argomento. Nei nostri panni. Ma il contento da parte dei lavoratori è più che comprensibile perché sono mesi di attese e di incertezze. L'incontro di oggi è stato interlocutorio, ma anche, come dire, molto definito nell'ambito della conclusione per tutti che serve arrivare al tavolo del 23 con una relazione chiara e documentata da parte della proprietà di quello che è lo stato d'avanzamento del piano di industrializzazione. Se questo non ci fosse, bisognerà arrivare a valutare altri strumenti e altre possibilità, tutto nell'ambito, perché questo è l'intento comune della Regione e del Ministero, della difesa, della tutela dei posti di lavoro e della potenzialità produttiva dello stabilimento.